Sa, prova. 1, 2, burro, margarina e ano dilatato. Bella a tutti! Matrioshka alla russa e urne giapponesi ripiene di polvere di azoto misto a azoto, ancora misto ad azoto. Che azoto più azoto fa? Azoto. Due azoto. E comunque ragazzi, siamo ritornati con voi dopo pochissimo tempo, perché ragazzi ci stiamo impegnando davvero in questa carriera di YouTube, perché ci piacerebbe avere molti più like di quelli che abbiamo ora. Perciò vaffanculo, mettete un fottutissimo like, perché sennò piangiamo. Vi prendiamo, vi veniamo a prendere, brutti schifosi. Vi prendiamo per le mutande. Sappiamo dove abitate. Ciao. Tu, Antonio Negri, che abiti a Via del Mennolo numero 69, in Città dei Negri, chiamata anche Canada, Canapa, Canide. E comunque ragazzi, a parte questa stronzata introduttiva, siamo ritornati oggi con una partita in demolizione, perché davvero da quando ho fatto quella partita bellissima, il 92 su demolizione, ho scoperto che si possono fare un sacco di kill su questa modalità. Mai quanto in QG. Vabbè, però vabbè, anche se non me lo dici, comunque. No, comunque, davvero non avevo mai cioè non avevo proprio pensato che si potesse fare così tanto, cioè così tanto in questa così modalità. Poco. No, perché comunque ci sono i round che quando ci sono, magari c'è una squadra che è brava, che fa ti fa rimanere il round, che ti fa tipo ti fa durare il round circa 12 quarti di 30 secondi, minuti. No, comunque. What the fuck is that? Quando devi far durare un sacco il round, puoi davvero fare tantissimi kill se te la giochi davvero bene. E soprattutto da circa un paio di giorni mi si è aperto l'NAT. Signore. Che non so come abbia fatto, cioè, ad aprirsi, perché un giorno io sono entrato, stavo giocando normalmente, non ho provato a fare nulla, neanche su internet così, e mi ritrovo questo NAT aperto e quattro tacche che un tempo bramavo, ora sono all'ordine del giorno. È davvero l'attacca solitaria si ripresenta davvero poche volte. Cioè, quando ho la connessione peggiore c'ho 3 tacche, quindi mi sento davvero bene. Invece nel mio caso non è possibile, avendo un modem del 1827. Aspetta, intanto guardate qua questo com'era, come è stato scemo. Però vabbè, del 1827, ripeto, che è una Alice W20, più credo che si chiami così, o W10, non so, comunque Alice. Alice nel paese delle meraviglie. Non mi lascia modificare le impostazioni del modem. E quindi te li devi tenere così. Mi è anche partita una cicata sul computer, mamma mia. Il mio è fottutissimo. Sì, se proprio guardi dove c'è adesso, dove c'è la macchina, ecco. Ora. Vabbè, comunque hai pulito la macchina, bravissimo, adesso ti fanno pagare come il pinguino. Pino il pinguino, ho un vestito elegante che non ho mai cambiato. Sì, ma quanto mi sta succedendo di fare pubblicità. Già. E comunque ragazzi, un carino consiglio che vi vorremmo dare in questa piccola partita. Anzi, in realtà dura 13 minuti, quindi è lunghissimo. Con la luga. E aspetta, è qua vicino, aspetta. Qua. È qua, me lo sento. Sì, è qua. It's raining man. No, tra un po'. Oh. Alleluia. Guardate le ombre. Le ombre si arrivano. Guardate. Lo vede in lontananza, ha paura, si gira e... It's raining man, alleluia, it's raining man, hey. E comunque non so se avete visto Pino il volante, è colui che vola giù dai tetti e non muore. E cade all'istante. Senza alcun motivo. Malintrigante. Porca vacante. Lama laggante. Comunque... non mi ricordo più cosa stavamo dicendo. Che sì, è un piccolo consiglio che vorremmo dare in questa piccola partita, che in realtà non è piccola ma è lunga, perché dura 13 minuti come ho detto prima. Non ripartire da capo. Volevamo, il trucco è, cioè nel senso il trucco è, tante persone utilizzano poco le granate tattiche, le sgamate secondarie, le granate tattiche. Guardate qua il cecchino di merda con Paxerello. Se usate le granate EMP, soprattutto nelle partite in cui ci sono guardian, troiette da tutte le parti, vi consiglio che andate un bel ballista. Le mie doti da cecchino. La mia arma preferita. Boom. Headshot, non è vero. Boom. Vabbè, mi era ancora un po'. Vabbè, oh, cacchio, non è colpito. E comunque, è andato. Appunto, quando soprattutto ci saranno queste torrette, robe che scasseranno un po' i Kabazisi, potrete come utilizzare dice il mitico JK. Johnny Creek è tornato. Oh. Non mi ricordo. Ah,
Che cosa, soprattutto con queste granate MP, solo con un solo colpo, anche a distanza davvero grande, perché io vedo che ti dà hitmark anche se sono solo tipo hitmark, 10 metri. No, e hitmark è la stessa cosa. Hitmark è uno che picchia uno che si chiama Marco. Hitmark sembra tipo una lega di supermercati Hitmark. Vieni a comprare da Hitmark. Oggi al prezzo, solo per oggi, ma a partire da domani, granate MP a solo 12.000 euro. Euro accecanti, anche se non sono accecanti. Silenziatorte per bambini deformi a 14 euro. Yeah. Mamma, me lo compri il silenziatore per bambini deformi? No, bambino mio, non posso. Sei proprio una stronza, vaffanculo, fai la figliana in bel culo, brutta stronza. Non dire così di tono, ma comunque... Ragazzi, siamo a 5 minuti 52 e siamo pronti per introdurre questo... nuovo argomento che è... cos'è? Non usare il telefono mentre stiamo commentando, che sennò guardate qua che roba. Vai a cagare. E comunque volevamo chiedervi se vi era piaciuto il vecchio video, scherzavo, il video di FIFA 13, in cui facciamo un 1 versus 1. 2 versus 2 è poi impossibile, sai, siamo in 2. Beh, magari c'erano i bot. Qui c'è un epic. No, non è qua. Kill, fail, è più dopo. Bomba. No, anche qua, non mi ricordo più dov'è. No, è dopo. E comunque, scusate. Le fai i test dell'altro giorno. Sono ancora pronte. Comunque davvero ragazzi sono buonissime. E appunto vi invitiamo a lasciare iscrivervi ancora alla nostra pagina. Viva le fajitas. Viva le fajitas. Che no, si chiama, non so se si chiamerà Viva le Fajitas. Se si chiama Viva le Fajitas. Mi è arrivato un messaggio da Cioci. Chi non l'avesse ancora fatto, per caso di confermare la presenza assente dell'amichevole di mercoledì. Prossima partita. No, prima possibile, grazie. Sono un po' daltonico. Sei analfabeta. No, è che stavo pensando già un'altra cosa. Sei analfabeta. E ah, perché sapete, io gioco a pallavolo, quindi scarso. Il mio allenatore non è verso il loro record è stato perdere 3-1. No, abbiamo vinto 3-2, stronzo. Contro chi? Contro gli... contro lo scanzo. Poverino, avete giocato contro dei coni. Dei coni. Non siamo così. Sì, siamo molto scarsi, ma non fino a quel punto. E comunque appunto volevamo cogliere l'occasione per salutare il nostro carissimo amico che si chiama Mattia Sperma. E perché? Però spero che guarderà questo video, perché davvero gli voglio tanto bene. Lui è un giocatore provetto della serie C di pallavolo a scanso. Palle al balzo. Dodgeball, ragazzi, è un film stupendo. Andatelo a vedere perché davvero merita. Tutti. E qui non quella bandierina lì in mezzo che rompe i coglioni. Che poi non riuscivo a beccare il nostro amico lì qua in parte, che finalmente si scorge un attimo per vedere se le allodole sono pronte. Scusa, è arrivata la allodola. Headshot bitch. E qua ragazzi, ho visto un cecchino proprio, ma cecchinato. E allora a questo punto mi sono incazzato. Sono salito ancora di qua. Poi sono risalito di qua. Ho mirato. L'ho visto e vendetta bitch. Non so se è Revenge bitch. E ragazzi appunto volevamo chiedervi se il nostro canale comunque vi sta piacendo, se non è un'idea malvagia a continuare, perché riceviamo davvero, stranamente ci sono alcuni video che proprio fanno pena, raggiungono non so minimo, ma tipo massimo le 20 visualizzazioni. Minchia, sono tantissime ragazzi. E poi ce n'è uno che arriva a 640 visualizzazioni. Solo perché una persona non ci aiuta. Esattamente, quello stronzo. No, li vogliamo davvero tanto bene. Vorremmo anche chiedergli appunto se ci presterà una volta al HDPVR, perché se no non riusciamo a filmare le mie partite. Esattamente, perché se non so se vi ricordiamo che ascolta il problema di non riusciamo 60 mega, esattamente. Non riusciamo a registrare le sue partite sulla mia televisione con il mio bellissimo Easy Cap, che non so cosa Easy Gay. Easy Gay che si infila là nel deretano. E appunto volevo appunto parlarvi un po' di questa classe che secondo me è abbastanza buona, cioè nel senso ce l'ho anch'io veramente devastante. L'M27 è devastante davvero. Io vabbè lo uso con caricatore rapido perché e silenziatore, perché non mi piace stare fermo, aspettare che inizia. È meglio lasciare. Esattamente, cioè se comunque magari mi ritrovo 4-5 persone di fila non riesco, cioè se con un caricatore normale non riesco a avere la velocità.
per poi appunto cercare di prenderli tutti e tre, tutti e quattro, tutti e cinque, stavo dicendo. Tutti e sei. Tutti e 19. Compresi i tuoi compagni. E appunto. Il veterano. Veterano. Che però. Buttate fuori lo stronzo. Ma ho visto che se uccidi i tuoi compagni dopo un tot, ti buttano. Dopo certo. Ti buttano fuori come in Battlefield. Ci sono rimasto malissimo. E che tipo pensavo, ah, strabello che ho ucciso tutti. Invece no, poi. Invece no, ho scoperto che era una pippa. Esattamente. Poi ho guardato qualche long shot. E. Questa partita dura davvero tanto perché siamo riusciti ad arrivare appunto ai supplementari. E i supplementari sono durati davvero tanto. Poi guardate qua che filler. E mi muoio così ininterrottamente. Mi muoio così, è andato il microfono. Ok, no, è ritornato. Ci sono rimasto troppo male perché ragazzi, davvero pensavo di essere scarso, ma non fino a quel punto. E invece in realtà lo sei. Devi capire il tuo grande errore. Il mio grande errore è stato quello di diventare omosessuale. Lo so, davvero, mi dispiace davvero. Gay ingenui. Appunto vi invitiamo a passare dal canale di Gay Ingenui. No, scrivete Gay Ingenui. Gay Ingenui su YouTube è davvero uno. Stiamo facendo pubblicità occulta a persone che manco conosciamo, ragazzi. Però è un video stupendo. The Jekyll. E appunto questa nostra carriera su YouTube si sta rivelando una merda, una perché merda. Non abbiamo iscritti. Perché davvero facciamo schifo, cioè nel senso abbiamo solo 28 iscritti che sono davvero belli, perché io amo tutti gli iscritti dal primo all'ultimo. Tranne Michele Alberti. Michele, lui è il migliore, è il best. E comunque volevo appunto ringraziare De Luis, che è un canale con 1400 iscritti, anche di più perché crescono a vista d'occhio, che è amico mio su PSN. Cioè nel senso io gli ho inviato l'amicizia, no? Che ci conosciamo davvero, non ci ho mai neanche giocato. Cioè ci ho giocato contro, ma mi ha arato il culo praticamente. E volevo appunto ringraziarlo perché ha messo mi piace, cioè si è iscritto al nostro canale. E naturalmente su mia richiesta, gliel'ho chiesto io. E appunto è stato davvero carino, lo ringrazio davvero tanto per questo. Gli chiedo se potrà mai lasciarne anche un po' di mi piace su, così almeno ci fa un po' di publicity. No, comunque davvero un publicity, che cazzo, che lingua l'hai preso? Arabo, musulmano, rumeno, arabo. Guarda che è un bellissimo giamaicano, indo, africano, musulmanesimo, arab. No, beh, comunque passate al suo canale perché Allah Akbar. O comunque ragazzi, ho un compagno iraniano io a scuola e mi ha detto che Allah Akbar significa Dio è grande. È tipo Narinjak. Cos'è che è? Vuol dire mi scappa la cacca, no. Apritemi il cesso. Vuol dire granata. E poi cos'è? Zendebazurish, che significa mi ha rotto le balle. No, significa viva la rivoluzione. Hasta la muerte. Hasta la muerte. E comunque stavo dicendo di passare dal canale di De Luis perché è davvero un grandissimo giocatore e un grandissimo commentatore, perché fa di quegli sciami, cioè nel senso ha fatto pure una serie degli Swag Swarm. Fa sciami con praticamente con un sacco di tutte, no, un sacco di armi, ma tipo con anche con l'attack oppure col coltello. Fa un sacco di sciami anche nucleare, ho visto. E davvero un bravissimo ragazzo, li voglio davvero bene. No, lo ringrazio davvero tanto per aver messo mi piace alla nostra pagina. Ragazzi, il video è pure finito, perciò vi salutiamo con un bel ciao. Addio, amici, addio. Addio. Ci dobbiamo lasciare. Ciao ragazzi. Mi piace, commento, via. Wait.